La settimana di Ferragosto è ormai alle spalle ed è tempo di tirare le somme. Pesaro può sorridere nei 7 giorni più attesi dell'intero mese di agosto. Il bilancio legato al turismo, così come alla ristorazione, è soddisfacente. Tutto sommato si pensava peggio, visto quello che era stato i mesi precedenti, quello che si diceva e soprattutto i dati non confortanti che arrivavano poi anche dalla posizione degli alberghi. Tutto sommato, insomma, ce la siamo cavata. In linea con quello che è stato anche, diciamo, quello che è successo l'anno scorso. Ecco, credo che ancora, diciamo, non ho, diciamo, tirato le righe, ma penso che siamo sugli stessi numeri. Anzi, devo dire che forse avremo anche qualcosina in più. No, siamo decisamente contenti. Ah, discretamente, il tempo ci ha dato una bella mano, c'è stato un bel movimento. Numeri positivi rispetto all'anno scorso? Sì, diciamo che siamo più o meno in linea con l'anno scorso, adesso presenza più, presenza meno, però diciamo che tutto sommato siamo sullo stesso standard. Meglio a pranzo o a cena? Diciamo che a pranzo siamo su un pochino di più, a cena o meno male noi abbiamo quei posti lì, li riempiamo più o meno tutte le sere, quindi diciamo che la sera è rimasta uguale, a pranzo qualche coperto in più si è fatto. La bella stagione è giunta alle battute finali ed è quindi possibile tracciare un primissimo bilancio. È caldo, la gente esce, ha voglia di uscire, ha voglia di divertirsi. Quello che si nota è che c'è meno disponibilità anche economica e quindi sono un po' più attenti, sono più cauti anche nell'ordinare, nel fare la scelta del ristorante e quindi diciamo che il trend sarà questo anche in avanti, ecco. Ero preoccupato inizialmente perché comunque sappiamo tutti che maggio è stato un mese molto difficile e pian piano però da giugno in poi, dalla seconda di giugno, perlomeno qua nel mio ristorante la stagione è partita e poi c'è il plus di parecchi stranieri che insomma stanno venendo in occasione del Rossini Opera Festival o devo dire che ho riscontrato negli ultimi tempi, e questo mi rende molto felice, che già inizia a girare la voce del Pesaro Capitale della Cultura 2024 e già molta gente, cioè molta, ho avuto insomma qualche cliente che è venuto perché ha scoperto questa città anche da molto lontano. L'altra sera dei clienti della Pennsylvania, ma ci sono diciamo più situazioni che danno da pensare bene, soprattutto per 2024, ecco.